Appena siglato il gol migliaccio su grandissimo assist di Bottone che subisce anche fallo, 1-0 nella terza giornata di 7 Cup tra Boca Dios e Equipo Loco e Maglia Rosa, 1-0 diciamo il punteggio nei primi minuti della partita. Prova da lontano, gioca Manna, portiere non si impensierisce, Mirone bravo a battezzare il pallone fuori, vediamo qui che scalpita per entrare Ettore Turco. Ciao ragazzi. Siamo qui, il freddo si fa sentire in questo mercoledì di gennaio qua. Sulla fascia Davide Arcaniolo, presidente senza portafoglio. Peppe Triunfo, da lontano ci prova, Ringo. Non è giusto che cominci a fare telecronaca quando abbiamo gol. No, però scusami, ho fatto telecronaca dopo che avete preso il gol. Appena si piglia gol. Grandissimo pressing di Francesco Bottone, miglior giocatore della prima settimana di 7 Cup. Rilancio lungo dell'Equipo Loco, controlla bene Ringo. Avanza il capitano, gioca Manna, gli rimballa la palla addosso, Peppe Triunfo. Cambio, ecco che entra Ettore Turco, butta la bottiglietta in campo anche. Prima di entrare. Esce Bottone, vediamo Peppe Triunfo, si appresta a battere vicino verso Ringo. Cerchio di centrocampo. Turco, ancora. Sotto porta, cerca di fare l'assist per Ringo, non arriva palla a destinazione. Grande sponda del numero 9 dell'Equipo Loco, Arcaniolo spazza a cercare ancora Ringo. Di nuovo la difesa, rilancia di testa, ma il capitano Manna non riesce. No, scusate, non è Manna. Non riesce ad arrivare sul pallone, quindi si riparte da Ettore Turco che batte sul versante destro, ancora progredisce sul fungo, cerca il cross, c'è lo spazio sotto porta, hanno già attraversa tutta l'area, ci prova Arcaniolo da fuori con una deviazione, anzi no, l'arbitro chiama il fallo lascia di Arcaniolo che è una regola precisa del calcio, nonché del torneo SK. Quindi ripartirà l'Equipo Loco con una punizione dalla sua tre quarti di campo. Mani qua Luca. Col piede sinistro il capitano Manna a cercare il numero 9 in attacco, il portiere si la chiama e la lascia uscire, quindi ripartirà lui dal fondo con le mani verso Mattia Silvestri. Sponda di Ringo che Peppe Triunfo riesce a tenere in campo, vediamo Mirone, un campanile altissimo, cercare Migliaccio che controlla male, regala la palla all'Equipo Loco che riparte, però si ferma l'azione nel cerchio di centrocampo e riprende senza fallo per l'arbitro numero 11, ancora sotto porta l'Equipo Loco, spazza bene Davide Arcaniolo, allontana la minaccia ma la palla è sempre lì, Peppe Triunfo fa ripartire Ettore Turco, il contropiede 2 contro 3, sotto porta Migliaccio allunga la falcata di punta e non riesce a trovare la porta, grande uscita del portiere, ancora il Boca Dios, il fallo laterale, chiudiamo qui il collegamento.